La situazione attuale della Selta è attualmente siamo in una situazione di cassa integrazione a 0 ore. Viene da un lungo percorso fatto dall'azienda che si è indebitata per 46 milioni di euro. Stiamo aspettando che ci convochi il Ministero dello Sviluppo Economico per trovare la quadra a questa grave situazione, diciamo. Noi abbiamo organizzato questa mattina uno sciopero all'incontrario, uno sciopero che si facevano negli anni 50 nella provincia di Teramo, di preciso a Montorio Albomano, per rimarcare la necessità di salvare questo sito produttivo. L'amara sorpresa è stata che abbiamo trovato le guardie giurate armate per impedirci di entrare in azienda. Ricordiamo che questa azienda è morosa verso le maestranze di TFR, incentivi e tredicesima. Ha pensato bene di spendere i soldi per impedirci di manifestare all'interno dell'azienda e questa è una cosa molto grave, inaccettabile e vergognosa per la proprietà della Selta di Tortoreto, di Piacenza e di tutto il gruppo. L'azienda a Tortoreto occupa 80 dipendenti che chiaramente sono tutti a rischio perché se poi il destino dovesse essere quello della chiusura come hanno paventato qualche mese fa, chiaramente tutti 80 perderebbero il posto di lavoro, così come tutti in tutto il gruppo sono 250 dipendenti. Prossimamente saremo in regione con l'assessore Fioretti, poi saremo al Ministero dello Sviluppo Economico perché quello sarà poi il passo fondamentale per il proseguio della vita dell'azienda, perché anche lì andremo a ribadire che l'azienda interamente deve rimanere in piedi perché nel sito di Tortoreto si può e si deve continuare a lavorare, quindi con i lavoratori saremo al Ministero dello Sviluppo Economico.